a un certo punto occorrerà conoscere anche la nuova produzione di icone, soprattutto nel mondo ortodosso. A questo proposito, uno dei grandi testi da possedere, da comprare per la biblioteca, questo Modern Orthodox Icon, pubblicato dalla Kolomenskaja Versta nel 2013 di San Pietroburgo, rintracciabile facilmente sia su Amazon che sul loro sito, appunto, della Kolomenskaja Versta. Presenta il lavoro decennale di questi grandi laboratori di iconografia, soprattutto a Pietroburgo. Forse il più noto di tutti è questo Georgi Gashov, ma ce ne sono altri. Sono di fatto l'eccellenza dell'iconografia in Russia oggi. E si può vedere appunto attraverso anche un libro che ha uno straordinario livello di qualità nel rappresentare l'immagine, sia anche il fatto che spesso vengono rappresentati dei dettagli e quindi questo può aiutare moltissimo l'iconografo a dipingere. Questo lo posso far vedere, casi di questo tipo ne troveremo molti ed è davvero un aiuto straordinario alla pittura, questo per comprendere l'accuratezza del disegno, la scelta del campo cromatico, ed è uno dei tanti libri che è opportuno avere appunto per quando si dipinge, per avere un riferimento di come dipingerebbe quell'icona, come ha dipinto di fatto un grande maestro. Spesso è anche l'occasione per la produzione di nuove icone, perché ci sono sempre degli spunti molto molto felici. È un tesauro straordinario, sia di innovazione che di comprensione simbolica, direi, di quello che può essere una nuova icona. Allora, non direttamente, ma piuttosto indirettamente, attingere a queste fonti, a questi capolavori di grandi artisti, può spesso dare degli spunti, delle piste di lavoro anche per la produzione, appunto, di nuove icone. E, ecco, quindi assolutamente direi un testo che è tanto opportuno avere in biblioteca, questo Modern Orthodox Icon pubblicato per i tipi di Kolomenskaja Versta di San Pietroburgo in Russia.